Grazie. Allora, in questo video volevo farvi vedere alcuni acquistini che ho fatto in questi giorni da Gardenia e da Queen. Allora, sono sì, appunto, acquisti che non ho fatto lo stesso giorno, nel senso mi sono accumulata qualche cosina qua e là che ho appunto preso questa settimana e anche la precedente. Però siccome, visto anche l'altra settimana, avevo preso due cosine, ho aspettato di fare un haul un pochino più sostanzioso. Allora, partiamo intanto con le cosine che ho preso alla Coin. Allora, volevo farvi vedere intanto questi dischetti qui di Shaka. Io, come sapete, amo particolarmente i dischetti quelli grandi, nel senso questi qui, di questo formato qui quadrato, perché comunque ne spreco meno. Bastano magari 3 dischetti di questi e riesco a fare tutto il viso, anzi anche, sì no, 2 o 3 dischetti riesco a fare tutto il viso. Quelli piccolini me ne servono molti di più, magari li utilizzo uno e uno per gli occhi e basta. Comunque, questi li ho pagati 1,49 euro, eccoli qui. Questi qui non li ho ancora provati, poi vi farò sapere. Sono 60 e sono appunto struccanti, 100% puro cotone, dermatologicamente testato. Vi farò sapere come funzionano. Poi ho acquistato anche queste salviettine qui di Shaka, sempre al Tiare, che sono 10 salviette monouso e, se non erro, le ho pagate 0,99, sì, quasi 1 euro. E sono salviettine che sono comodissime da portare più che altro in borsa. Ecco, io le ho acquistate proprio per quello, perché a volte capita magari di sporcarsi le mani, eccetera, e avete visto con i fazzolettini di carta che non sono imbevuti di prodotto né niente, a volte vai lì e non riesci a pulirti bene. Invece queste mi danno l'idea più di igienizzare un po' meglio rispetto a un semplice fazzolettino. Sono al Tiare, so che ci sono anche altre profumazioni, quando sono andata io da Queen non c'erano, e comunque intanto provo queste e vedo come mi ci trovo, casomai poi vi farò anche questo, in questo caso, sapere. Poi sono andata allo stand della Essence, perché in realtà io stavo cercando i pennelli, quelli dell'edizione limitata Make Me Pretty. Solo che purtroppo, non so come mai, a Pisa non arrivano tempestivamente come magari da altre parti. Da noi arrivano sempre dopo e mai tutti insieme, magari ne arriva uno, poi che ne so, la settimana dopo forse ne arriva un altro, forse fra 15 giorni, fra 20, insomma non sono mai abbastanza costanti, ecco. E ad ogni modo, quando sono andata io, se Dio vuole, un paio di pennellini che volevo prendere c'erano, e dell'edizione Make Me Pretty soltanto uno, ovviamente, che è questo pennellino qui. È questo duo formato appunto da una parte trovate quello per ecco qui, l'applicatore, quello per le sopracciglia, dall'altra questo qui angolato, sempre per sopracciglia, diciamo per distribuire le polveri, ecco, comunque sfumare eventualmente una matita. Infatti si chiama Eyebrow Comb, sì, Eyebrow Comb, eccolo qui. Nel packaging trovate sempre una frase, io sapevo in questa edizione limitata, sempre una frase particolare, che ho scritto in questo caso: do more things that make you happy. Ogni confezione ha la sua frase particolare. E niente, vabbè, dietro c'è scritto come al solito come utilizzarlo e tutto, lo sapete. Questo qui l'ho pagato, questo pennello qui l'ho pagato, se non erro, 3,19 euro, si torna 3,19 euro questo. Poi ho trovato un altro pennellino che volevo, però di un'altra edizione, che è questa qui, che poi, se non erro, è l'edizione permanente, questo dice da correttore, il concealer brush, questo qui piatto. Qui vi faccio vedere anche la confezione, così poi vi faccio vedere il pennellino da solo. E l'ho pagato, in questo caso, 1,89 euro.
questo pennellino qui, con il manico che è esagerato, tutto, tutto disegnato sopra, ho scritto concealer, eccolo qui. Quindi questo 1,89 €, quindi per il prezzo che hanno, io adoro veramente i pennellini della Essence, perché devo dire che li lavo tantissime volte e anche quelli che ho vecchi non mi hanno perso una setola. Non mi hanno perso una setola e soprattutto rimangono morbidi come il primo giorno, cioè come appena comprati. Mi piacciono veramente, veramente, veramente tanto. Poi, dopo questo, eccolo qui, sì. Ho acquistato anche una matita, o meglio, ne ho acquistate due, ma una ve la farò vedere quando vi spacchetto le cose comprate alla Gardenia. Questa qui di Essence, che sono le nuove matite per labbra. Io non le avevo mai acquistate ancora, però mi incuriosivano tanto. Questa qui, che in realtà è proprio quella che ho sulle labbra adesso, e è una long lasting, anche in questo caso come quelle per gli occhi, si chiama appunto long lasting lip liner, è la numero 03 Yummy Berry. Non so se riuscite a vedere il nome, 03, sì, Yummy Berry, che è proprio quella che ho su oggi. Un colore veramente veramente bello. Poi questa qui pagata 1,89 €, anche questa, sì, sì, 1,89 €. Adesso veniamo alle cosine che ho preso alla Gardenia. Allora, ho acquistato l'altra settimana, ecco perché vi ho detto che alcune cose mi erano rimaste da farvi vedere, perché appunto volevo vedere se compravo qualche altra cosa che magari mi servivano, in modo da fare un video un po' più appunto consistente. Questi dischetti qui della Gardenia, perché mi servivano, perché ero rimasta senza, mi sono trovata costretta a comprare lì perché ero lì in Gardenia e non potevo andare in altri negozi, non avevo più tempo. 50 pezzi, voi fate conto, dice per un perfetto demaquillage, 100% cotone, eccetera. Allora, questi lì consigliano sia per il viso sia anche per togliere lo smalto. Allora, fate conto, questi 50 pezzi, questi 60 della Shaka, io non so la qualità di quelli Shaka, però fate conto che questi qui della Gardenia io li ho pagati, se non erro, 2,50 €, no, non ho lo scontrino, 2,50 €, che secondo me per dei dischetti è veramente tanto, nel senso 2,50 € per 50 pezzi soltanto, quando per esempio quelli Cotton Eve, che se non erro sono 50 pezzi, anche lì li pago 1 euro. Non era qualcosa, quindi comunque è tanto. Se vi devo dire la qualità, siccome li ho già provati e testati, è veramente buona, cioè non posso dire diversamente, cioè è veramente buona, non si sfaldano, sono morbidissimi, quindi per il rapporto, cioè se io dovessi fare un raffronto qualità prezzo vi dico sì, va bene, nel senso che sono buoni. Se però estrapolo il discorso soltanto del prezzo, è tanto per dei dischetti struccanti, ecco, questo che vi volevo dire. Però se vi devo dire la qualità è veramente ottima, cioè niente da invidiare per esempio a Cotton Eve eccetera, anzi secondo me forse sono una qualità superiore. Non vedo l'ora di provare questi qui della Shaka, perché essendo appunto 10 in più volevo vedere come si comportavano, comunque, perché altrimenti, nel senso, prendo sempre quelli della Shaka, di sicuro non ritornerei a comprare questi della Gardenia, perché insomma è un costo, insomma, abbastanza elevato. Poi l'altro giorno appunto sono andata in Gardenia perché volevo andare a vedere se c'erano appunto i pennelli della linea Make Pretty, che mi piacevano, però purtroppo, come vi ho detto, non si trovano mai. Però ho ripiegato su altri 3 pennelli che cercavo, sempre dell'edizione permanente di questa linea qui, e sono questo qui, che è il Powder Brush, questo qui, volevo vedere se si vedeva, scusate ragazze, se si vede, poi magari ve lo faccio vedere così, abbiate pazienza, ma purtroppo non riesco a poter, ecco, dosare meglio le luci, questo qui, e ve lo faccio vedere anche aperto, magari. Questo qui l'ho pagato, vediamo un pochino,
Pennello da cipria, 3,79 euro. Quindi è per quello che vi dico, nel senso, sono prezzi veramente bassi per dei pennelli, nel senso, però devo dire la verità, io li acquisto volentierissimo proprio per questo motivo, perché come vi ho detto prima, li lavo mille volte e non mi perdono un pelo. E poi rimangono stramorbidi, sono veramente morbidissimi, morbidissimi. Poi sono carini proprio anche come design, proprio sono esagerati, quindi mi piacciono anche per quello. E questo è un altro. Poi questo qui da eyeliner. Questo qui, eccolo qui. Lo faccio vedere aperto anche questo. Eccolo qua. Eccolo qui. Sempre con il manico al solito, con tutti i disegni. Non so se riuscite a vederlo, tutto con i fiori disegnati. E poi l'ultimo, che è l'Eye Blender Brush, che è uno sfumino praticamente. Eccolo qua. Mi dovrei spostare dalla luce, forse è quello. Anche questo sempre con tutti i disegni sul manico. Eccolo qui, l'Eye Blender Brush. Eccolo qui. Molto morbido anche questo, piuttosto... sembra quasi a ventaglio, bisogna vedere magari lavandolo se si chiude un pochino. Eccolo qui. Molto comodo proprio per anche sfumare o anche applicare semplicemente l'illuminante. Anche questo con la scrittina qui, tutto decorato. Molto 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 graziosi, veramente. E poi ho acquistato anche, come vi ho detto, infatti mi avevo accennato anche prima, un'altra long lasting lip liner, in un'altra colorazione rispetto a quella che vi ho fatto vedere, perché è un rosa più chiaro. Questa qui è la numero 02 Sweetheart. Sweetheart, la numero 02. Di queste, ragazze, vi farò poi una review a parte, nel senso le voglio testare a modino e vedere anche la durata, eccetera, eccetera, poi ve ne parlo a modino in un altro video. Anche questa chiaramente pagata, come l'altra, 1,89 euro, sì. Ah, non ve l'ho detto comunque, è vero, mi ero dimenticata. Lo sfumino 1,89 euro e il pennellino da precisione, questo qui verde, 1,89 euro anche questo. Questi, ragazzi, sono i miei piccoli acquistini delle ultime settimane, diciamo le ultime due settimane. E niente, aspetto poi di farvi, appunto, come vi ho detto, la review del long lasting delle matite labbra. E io nel frattempo, ragazze, vi mando un grosso bacio come sempre, ragazze. Seguitemi anche sulle mie pagine Instagram e Facebook, le trovate sempre sia quella, tanto nell'info box trovate tutte le informazioni. La mia pagina Facebook è sempre Kia Glam and Beauty, come la mia pagina Instagram, però Kia appunto Glam and Beauty. E quindi seguitemi anche lì, perché le aggiorno molto più spesso, diciamo, rispetto magari appunto al canale YouTube, che comunque, essendo video, non tutti i giorni posso magari avere qualche video da caricare, però comunque nelle mie pagine Instagram e Facebook riesco sempre a comunque postarvi una foto, insomma rendervi partecipi un pochino di quella che è la mia vita quotidiana. E noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. Ciao, ragazze!